Oggi in giunta abbiamo approvato l'avviso che uscirà lunedì sugli ulteriori buoni alimentari e di prima necessità per le famiglie che ne hanno necessità. Abbiamo mirato su ulteriori famiglie rispetto al primo buono e l'avviso sarà pubblico lunedì e martedì per cercare subito di dare una risposta e ovviamente le domande devono arrivare all'ufficio protocollo del comune e verranno censite, ovviamente c'è il controllo sempre dei casi sospetti della Guardia di Finanza e poi daremo subito una risposta e faremo venire direttamente i vigili a portare i buoni a casa, quindi senza che venite in comune. I requisiti di accesso sono mirati per i nuclei familiari che hanno avuto una riduzione o interruzione del reddito nel mese di marzo a causa dell'emergenza coronavirus, quindi parliamo sia di lavoratori dipendenti che professionisti, però che sono stati esclusi dalle misure di sostegno da Covid-19, come previsto dall'ordinanza. Quindi chi ha avuto indennità dell'INPS o altre misure sono esclusi. Ovviamente per essere ammessi parliamo di nuclei familiari che non hanno superato un reddito, ad esempio un nucleo familiare di una persona da 800 euro, per quanto riguarda due persone che non hanno superato i 1200 euro, per tre persone 1500 euro, quattro persone 1800 euro e da cinque più persone che non hanno superato un'entrata di 2000 euro. Per accedere ovviamente non bisogna avere nel conto corrente depositi, ad esempio se parliamo di un nucleo familiare di una persona da 6000 euro e 2000 euro aggiuntivi per ogni componente aggiuntivo nel nucleo familiare ad un tetto massimo di 10.000 euro, quindi chi ha sul conto corrente oltre 10.000 euro non può partecipare all'avviso pubblico. I buoni sono per una persona 150 euro, per due persone 200 euro, per un nucleo familiare di tre persone 250 euro, per un nucleo familiare di quattro persone 300 euro, per un nucleo familiare di cinque persone 350 euro, un nucleo familiare da sei persone 400 euro e da 7 persone in più di 500 euro. Queste sono le misure previste dall'avviso pubblico. Chi ha un bambino da 0-3 anni verrà dato un buono aggiuntivo di 100 euro e chi ha una disabilità in casa dell'invalidità del 100% sarà dato un ulteriore buono di 100 euro. Ovviamente il bando sarà pubblicato subito lunedì, come dicevo, per cercare di dare una risposta immediata e cercheremo subito di processare le domande arrivate e dare subito una risposta. Credo che in questo momento la determinazione e la velocità amministrativa è necessaria per cercare di essere al fianco di tutte le famiglie e tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà, perché dobbiamo ripartire tutti insieme il prima possibile.